Ma è normale? È normale che ci sia una sedia al soffitto? No, no, è proprio tutto al contrario. Oddio. Quella puttana vergine. Allora, andiamo avanti. Libri qua non mi servono. Perché sento un rumore di una sorta... questo secondo me serve. Sto pagliaccetto qua. Sembra il clown del circo. Come si chiamava? Aspetta. Prima c'era un disegno di Dory in cui c'era un qualcosa che non ho capito. Che sia questo? Vabbè, comunque dobbiamo prenderlo, ragazzi. Andiamo avanti. Qui non vedo niente. Non so cosa ci sia scritto. Ma vaffanculo. Quella puttana vergine. Scusate, ragazzi. Dio santo, che brivido. Di jump scare del cappero. Sì, non mi distraete però. Allora, devo capire se c'è qualche indizio da trovare ancora. Sta musica quanto... ah! Allora, niente. Dio santo, che spaventi del cazzo però. Vabbè, andiamo avanti. Dei cavalli. Nel disegno di Marta, di Dory, c'era una sorta di percorso. Non me lo ricordo più però. Dory, enough playing around. La rincorriamo, Dory. Dory. Non si vede niente. Vabbè, tanto devo andare di qua, penso. Io mi aspetto già un altro spaventone. Quella puttana vergine. Basta! Porca di quella puzzola! Che mi scappano gli indizi, poi. Oh, questo lo odiavo. Ce n'era una cosa simile a Gardaland. Vabbè, corriamo. Dory, 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 non scappare, Dory. Qui è tutto buio. Spin Doctor, Master Escape. Oh, che scattone che ho visto. Che musica orripilante però, proprio da circo. Cos'era? Vabbè, andiamo. Almeno ci togliamo da sto rumore. Dai. Dai, perché die? Perché proprio questa parola? Dory, I'm serious, that's enough. Dory, dico sul serio, basta. Minchia, odio queste... Il circo così lo odio, ti giuro. Questi percorsi così... una porta in fondo. Where did she go? Ma dove è andata? Lo vorrei sapere anch'io. Aspetta, è qua?
E qua? E adesso? Wait, where did I go? Un attimo, dove mi trovo? Ah, aspetta, sono arrivato in fondo e mi ha cambiato la stanza. Ci sono degli scacchi. Anche nel cassetto di Dory c'erano degli scacchi. Dei pedoni, per l'esattezza. Adesso mi ha cambiato di nuovo. Sì. Pazzesco. Mi ha cambiato di nuovo il passaggio. E adesso c'è un'altra porta qua. Mamma mia, cos'è sta roba? Ma porca puzzola. Chiuso la porta, lo sapevo io. Un'altra porta. No. Please wait, Dory. Per favore, aspetta, Dory. Mica lì c'era una porta. Scusate, io voglio vedere se... No, sta porta non me la fa aprire. E qui non si vede niente, c'è la nebbia. Ma possono fare... Ci può essere la nebbia all'interno di un capannone di un circo. Allora, dove devo andare? Non si vede niente, ragazzi. Non capisco dove devo andare. Oh, di qua? No. Non c'è più la porta da dove sono arrivato. Ah, un treno? Il treno di Dory? Ma non era... In che senso non era? Io non me lo ricordo. Non ricordo di averci messo un motore. Secondo me lo devo seguire. Perché si è fermato qua? Fine, fine, I'll play along. D'accordo, d'accordo, starò al gioco. Ora dove andiamo? Dove sei andato? Ah, lì. Perciò ogni volta che si ferma io lo devo toccare e lui mi fa fare un percorso. Ragazzi, mi sta venendo il mal di mare. Mi ha portato un'altra porta. Ma dimmi te. Ma questi della Pixel qualcosa lì, i creatori del gioco. Dory e io ci giocavamo sempre. Intanto devo prenderlo. Sono veramente dei psicopatici. Devo tirarla a me. Madonna, cos'è? Un labirinto. Wait, aspetta, Dory. Ma dimmi te. Allora, qua. Deve essere una nuova aggiunta della casa dei divertimenti. Beh, divertimenti. Non mi sembra proprio, eh. Sembra un ascensore. Neanche sapere il piano? Sto scendendo. Perché è buio? Perché è rosso? L'inferno. Mi stai portando all'inferno in pratica. Oh, non è detto che stia scendendo. Allora. E qua si fa tragicomica. Si spostano. Vabbè, io dritto devo andare.
E porca di quella puttana. Vabbè. Salve ragazzi. Io vado. Addio. Ma stiamo scherzando? Allora, non posso interagire, perciò devo pensare che devo andare fino in fondo. Eccomi qua. E la porta si chiude. C'era una volta un giovane che si innamorò di una donna in un luogo molto speciale. Ragazzi, un attimo che bevo perché... Allora, si è fatta mezzanotte e 12. Andiamo avanti ancora un po', dai. Qui c'è una serie di frecce in alto. Che però non è che mi diano un'indicazione. Qui c'è una porta, la posso aprire. Qui c'è un'altra porta, la posso aprire. Questa è chiusa e questa è aperta. Qui c'è un simbolo che mi fa ricordare il circo. Forse usando questa porta dovrei tornare al circo. Questa sembra... Ragazzi, questa sembra invece la palma della cartolina. Questa invece non capisco cosa sia. Sembra una casa più grande. Io direi di provare questa. Ah, aspetta, poi ce n'era una che non aveva... Una porta che non aveva disegni, se non erro. Uno, due, tre. E questa che non aveva disegni, ma che è chiusa. Perciò ci sono quattro porte. Una senza disegni, ma che è chiusa. Poi questa non ho capito. Però questa dovrebbe essere quella della cartolina. Io direi di provare di qua, ragazzi. Beh. Sono andato in un'altra stanza qua. C'era una volta un giovane che si innamorò di una donna in un luogo molto speciale. Ah, l'indicazione. L'indicazione. E penso che sia il circo, allora. Sembra la storia di Marta e me, o sbaglio? Si sposarono e poco dopo nacque la loro figlia, una bimba sana che divenne tutta la loro vita. Emily, Mari... Ciò... Beh, questo è semplice. Che senso ha questa storia? Perché parla della nostra famiglia? Crescendo, seguì felice le orme della madre. Eppure la loro strada non era priva di ostacoli. I soldi non bastavano mai e il tempo che i tre potevano passare insieme era sempre meno. E così la strada intrapresa li condusse a un inevitabile? Allora, qui adesso c'è felice e triste e rottura. E... Visto che litigavano, secondo me è questa. What is that supposed to mean? Che dovrebbe significare tutto questo? Non è vero, credo. Devo sbrigarmi a trovare Dory. Dove mi porterà questa strada? Sembra uno di quei percorsi che non finisce mai. E sto correndo anche, ragazzi. Non posso tornare indietro. No!
Ma dai, è pazzesco! Ti cambi di scena, che come ti giri mi cambia... È pazzesco. Bella studiata comunque, bella, bella. Andiamo ancora un po' avanti, va? Quello che vedo non mi piace. Non posso però... No, 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 no! Quindi... Non posso tornare indietro. Qualcosa mi dice che devo andare avanti. La giostra. Ma Dio santo! La faccia però... Mi ricorda sempre quello che ha disegnato Dori sul diario. Andiamo avanti comunque, ragazzi. Un altro labirinto. No, questo è un labirinto di specchi. Allora, io ci sbattevo sempre il muso in questi labirinti. Ah, di qua mi fa solo tornare indietro. Io direi che devo andare di qua. E adesso sì. No, qui è chiuso. No, non è chiuso. Già che mi perderò, no. No, devo tornare indietro di qua. La strada giusta era questa qua. Madonna. Ma cos'è sta roba? No, no, no. Sono di nuovo bloccato di qua. Chiuso e mi son perso. Cos'era? No, niente. Secondo me il percorso dovrebbe essere obbligato. Dory, please stop running away. Dory, ti prego, smettila di scappare. Sì, perché il mio coronario è qua. Non è che vanno molto bene. E adesso dove devo andare? Ma porca di quella puzzola. Chi è? Vabbè, facciamo finta che nessuno abbia bussato, eh. Io non so più dove andare, ragazzi. Mi sono perso. Qua è chiuso, non posso andare. Vedi? Io devo tornare di nuovo indietro. Ma... Mica Dory! Se ti prendo ti... Buonanotte, Little! Tra un po'... 10 minuti e smetto anch'io. Grazie per avermi fatto compagnia. Dory, se ti prendo ti spezzo le ossicine. È brutto... Basta ste bussate. Perciò devo andare di qua. Non mi piace affatto che sta cambiando colorazione, ragazzi. Dory? Ah.
Santi Dio. Ne sono uscito. Ah. Allora, ancora 10 minuti, poi qui devo andare per forza di qua. Ma non mi fa passare. No, qua c'è un passaggio. E voi due siete dei due figli di puttana, giusto per... Ok, qua... Devo andare per forza di qua. Di nuovo sto terremoto. Questi sono occhi, tanto per cambiare. Vuoi che non... Vuoi non metterci due occhi? Si sono girati? Mi seguono! Ragazzi, sti occhi mi seguono. Ti posso mettere un dito nell'occhio? No. Sentivo dei passi, ragazzi. Sono i miei o di chi? Ah, qua non posso fare niente, vero? No, no, no. Non posso fare niente neanche di qua. Qua, niente, niente. Devo andare solo sulla scala. Di qua non posso passare. E andiamo sulla scala. Sì, ma è un viaggio onirico impressionante questo, ragazzi. Ah, qui non posso andare. Lì c'è sto clown brutto, veramente brutto. E saliamo di qua. Devo aprirla. Stavolta non me la fa chiudere. Me la chiudo adesso. Che è? Sento delle voci, non capisco. Gente che parla. Oggi possiamo andare al lago, per favore? Ho già fatto tutti i compiti, lo giuro. Sembra che stia ripercorrendo la vita di Walter. Ecco, adesso qua cosa c'è? Aspetta, sono curioso, eh. Porca di quella puzzola! Una sana curiosità, niente. Apriamo anche questa porta. Non te lo so dire, Little. Mi sembrava veramente del gioco a sto punto. Comunque, proseguo ancora per 5 minuti, poi mi fermo anch'io. Vabbè. Papà, papà, hai visto quanto ero in alto? Volavo come un supereroe. Non mi fa presagire niente di buono. Tutto chiuso, naturalmente, devo andare percorso obbligato qua. Adesso c'è una scala che scende e qui devo scendere per forza. Perciò andiamo. Scusami papà, devo allenarmi con mamma. Ci vediamo stasera. Eh,
Mi fa pensare tante cose, ragazzi, sto qui. No, dai, ma dai! No! E vede che non hai trovato ciò che stai cercando. E mai lo farai, perché questo non è il tuo futuro. Ma se non è il futuro che stai cercando, forse il sentiero dinanzi a te potrebbe condurti al tuo passato. Lo seguirai anche se dovesse condurti a morte certa? Ripeto, vai a cercare la verità. Deve essere un sogno, non ci capisco nulla. E adesso, se mi giro, mi trovo una porta. E ragazzi, io direi che per stasera ci fermiamo qua. Cosa ci sarà dietro quella porta? Passato, presente o futuro? Dalle indicazioni di Zoan dovrebbe esserci il nostro passato. E quindi, che fine ha fatto Marta e Dory? Lo vedremo alla prossima puntata, ragazzacci.